Secondo anno consecutivo per l'Istituto Comprensivo Viale Liguria di Rozzano Milano, che il 10 maggio ha partecipato a Ciaxigita edizione numero 8. Invece che nel Cilento, gli alunni di Rozzano si sono spostati a Salerno città per mettere in scena un cortometraggio sui diritti sociali con chiaro riferimento all'inclusione. Siamo qui con Zaccaria, che ha interpretato il ruolo di Mattias. che è uno dei protagonisti. Sì. Riusciresti a descrivere il tuo personaggio? Ma un menefreghista, un bullo, però che in fondo ha un cuore uguale a tutti gli altri, che ha sempre il cervello come tutti gli altri, solamente che usa il bullo come uno scudo per non far capire agli altri che è uno debole, ma in verità dentro dentro è debole. Che ruolo hai interpretato nel cortometraggio? Moniba. E ti rispecchi nel personaggio? Cosa trovi di diverso fra te e il personaggio? Beh, secondo me io sono abbastanza diversa dal personaggio di Moniba perché se io fossi nella sua situazione probabilmente non mi metterei contro i bulli, non parlerei diciamo, con Marika, tipo che è quasi il capo, secondo capo della. Quindi saresti, non ti avvicineresti a lei, ma No, staresti proprio la fuori da. lascerei stare più che altro perché mi interessa quello Perché che dice. sono due persone Perché diverse. Moniba è proprio coraggiosa, li affronta, ha fatto anche una protesta disarmante, io non avrei il coraggio di farlo. Siamo qui con Alessandra, e che parte hai fatto? Marika. E ti è piaciuto recitare in questo personaggio? Sì, è stata un'esperienza diversa. Ti rispecchi nel suo personaggio? No, per niente, cioè siamo due persone diverse, però mi è piaciuto anche interpretare lei. Ma cosa hai di diverso tu rispetto a Marika nel cortometraggio? Vabbè. Io sono più solare, più allegra, esatto. Lei è un po' più, essendo dark, tutta un po' nel suo. Cosa ne pensi del regista? Allora, è stato molto bravo, ci ha messo subito a nostro agio. È stato molto bravo a spiegarci le scene, a incoraggiarci, cioè più o meno come dovevamo farle, come le dovevamo recitare. E speri di lavorare un'altra volta con lui? Sì, mi piacerebbe. L'anno scorso siamo già stati qua, ho lavorato con Gianni e abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma sono veramente orgoglioso perché rispetto all'anno scorso abbiamo fatto anche dei provini e sono veramente, veramente, cioè so che vi vedo sicuri, vi vedo interessati. Per me questa è la scuola, cioè più che stare in classe, questo vuol dire scuola per me, quindi veramente sono felicissimo di questa esperienza. Siamo qui con Gianni Petrizio che ha fatto il cortometraggio a scuola di diritti. Come le è sembrato? Siamo stati bravi o abbiamo avuto difficoltà? Assolutamente no, non avete avuto nessuna difficoltà, anzi quest'anno ho trovato un gruppo molto più organizzato, naturalmente essendo la seconda volta che i docenti di Rozzano partecipano a Ciaxigita. Devo dire che siete stati straordinari davvero, anche nella recitazione, nella parte tecnica ho avuto un grande aiuto da parte vostra, quindi vi faccio i complimenti e anche sul testo, la sceneggiatura, quindi molto complessa, diciamo nei dettagli organizzatissima, quindi davvero un buon lavoro, ottimo direi. Questo cortometraggio, secondo lei, si abbinava a noi? Ma più che abbinamento, diciamo che siete pronti, preparati per affrontare queste esperienze, questi laboratori. E questa cosa, insomma, mi ha assolutamente sorpreso perché, ripeto, non è facile gestire 50 ragazzi che si avvicinano per la prima volta alla realizzazione di un cortometraggio che bisogna realizzare in poco tempo. E quindi davvero un grande merito a tutti voi perché siete stati attenti, coordinati molto bene dai docenti, ripeto, e soprattutto c'è stato l'entusiasmo, quello che una troupe e un regista ha bisogno per fare un buon lavoro. Ragazzi, partecipate a Ciaxigita!